da italiani poi c'è da vergognarsi, perché mentre sono passate alcune deroghe assurde, tipo quella per le navi rompighiaccio, non sono passate quelle per chiedere una deroga sui collegamenti marittimi con le isole, non sono passate quelle per chiedere un aiuto al mondo del settore marittimo, che per esempio sarà penalizzato a scapito invece della portualità dei paesi extraeuropei vicino a noi. Mi chiedo che senso abbia invece per esempio avere un ETS che colpirà i termovalorizzatori, di cui invece abbiamo tanto bisogno nel nostro paese, quindi utilizzare i termovalorizzatori avrà dei costi. Ecco, quello che dico è anche che fra qualche anno, quando queste norme saranno entrate in vigore, quindi fare impresa e essere competitivi nel mondo, in Europa, sarà più complicato, mi chiedo se qualcuno tornerà a vedere chi aveva votato contro queste norme assurde.